Bentornati ragazzi, sono Setup52 e oggi siamo su Dock and Battle perché è appena iniziata la WWC e non i, perché siamo sulla Worldwide Celebration e ho appena recuperato le mie Memorial Dragonstone. In realtà questo è il terzo video che registro oggi, io ho già pullato ma non vi dico niente perché i video li vedrete domani, ma nel frattempo però purtroppo le Memorial Dragonstone le recupero tardi. L'ultimo numero si basa sull'ultimo numero che vedete in alto a destra prima di entrare in gioco, a me c'è 8, quindi purtroppo è praticamente la fine, e prendo le Memorial Dragonstone alle 12, infatti sono le 12 e 2 minuti in questo momento. Direi che posso scambiare tutti i 119 le Memorial Dragonstone che ho preso per questi ticket e ce li andiamo ad aprire, direi. Ho visto che ci sono due multi da poter fare usando 50 ticket, dove ci sono un totale di 40 personaggi e sono 40 SSR. Sì, avete sentito bene, sono 40 SSR e 20 di questi 40 sono garantiti Dock and Fest. Vi faccio vedere le badge, ma giusto per dirvi quali personaggi non ho. Ecco, ad esempio questi due non ce li ho, non ho nemmeno Yanko Int, Gamma Zipan non ce l'ho assolutamente, questo sì, ok. Questo Trunks sì, ok. Allora, in realtà la maggior parte ce li ho. Mi sa che la migliore per me è proprio qui da piccolo, infatti la prima la facciamo da piccolo, ma tanto ci sono tutte e due, quindi andiamo da tutte e due tranquillamente. Tanto sono 100 ticket e li abbiamo presi, quindi non fa niente. Guarda, l'animazione, ecco, perfetto. Animazione da LR va benissimo così. Non era garantita l'LR assolutamente, però come detto, 40 personaggi SSR, i primi 20... No, ho sbagliato. Sono 10 e 10. No, ok, no, sono stupido, ho sbagliato. Sono 20 personaggi in totale. Perché sono due multi in una, non 40. Ok, sono stupido. Comunque, quindi ridicendo, i primi 10 sono SSR normali. Cioè normali nel senso SSR unfeatured, ecco. Invece gli altri 10 sono tutti dock unfeatured. Perfetto. La prima LR quindi l'abbiamo trovata, purtroppo Bojack è brutto. Vabbè, non fa niente. L'LR quindi era lui, però appunto l'animazione da LR è per forza nei primi 10 personaggi, perché appunto sono unfeatured e quindi possono uscire anche più di una ovviamente, però possono uscire l'LR nei primi 10. Invece gli altri 10, come detto, sono tutti dock unfeatured, quindi tutte carte che stanno nel banner che abbiamo visto adesso. Va bene, 2LR comunque non le butto assolutamente, sono sempre 2LR gratis, tra virgolette, perché queste Memorial Dragonstone comunque le prendete perché avete speso le stone, e 119 tra l'altro sono pure belle stone, perché 100 sono 5.000 Dragonstone spese, con quelle altre 19... se facessimo 20 sarebbero altre 1000 stone effettivamente, quindi sarei quasi a 6000, ma in realtà sono 5950 allora sicuramente, perché appunto ogni 20 multi sono 1000 stone, di conseguenza 20 Memorial Dragonstone, e quindi sì, ho fatto bene il calcolo, sono 5950, che poi potrebbero essere anche 60-70, però appunto va per difetto, devi per forza arrivare a quel 50 in più per ottenere una Dragon Stone Memorial in più. E va bene, comunque, alla fine queste due batch qua da 50 ticket con 20 personaggi in totale, tutti SSR, in realtà non è nemmeno così tanto brutta. Se la smettesse Gohan Ultimate di uscire mi farebbe pure un favore. Sai com'è? Non mi serve e fa pure schifo come carta. Ne ho trovati tre, però va bene così. L'ultima era la migliore, immagino. Ce l'avevo già comunque Goku. Non ho trovato quasi niente che non avessi. No, in realtà mi sa che non ho trovato mezza carta che non ho. Le ho tutte quante. Mi sa proprio di sì. Vabbè, comunque... bello, cioè è bello vedere che ci sono qua 20 SSR qua dentro. Perché 40 prima? Vabbè, stavo pensando che ogni fila era da 10 personaggi. Ecco perché mi sono confuso, però no. Sono 5 personaggi per fila, 4 file, 20. Va bene comunque, quindi sì. No, ce li ho tutti quanti, tanto li posso pure controllare. Però no, tanto li ho tutti, sì. Lo faccio adesso così non ve li mostro dopo. 3 Gohan Ultimate, una cosa assurda questa. Tra l'altro spero di non averlo full ability, ce lo porto sicuro con 3 che ho trovato adesso.
Un po' di sfortuna, ma va bene così. Tanto alla fine sono sempre gratis, ma in realtà è tra virgolette, come ho detto prima. Va bene, ci rimarranno 20 ticket. Peccato, se erano 21 potevamo farcene 3 poi dopo. Però le altre due che ci rimangono fuori oltre questa le facciamo da piccolo sempre. Perché appunto non ho trovato mezza carta che non avevo. Magari facciamo queste due da piccolo e mi esce uno dei Dokkan Featured che non ho. Spero. Ok, di nuovo Vegeta in animazione, quindi un'altra volta secondo me animazione da LR, per fortuna almeno ce la garantisce, almeno una dico, e può uscire Broly STR. Come sempre, tanto alla fine, tra l'altro lo ripeterò anche nei prossimi video, soprattutto perché sapete, no, i due personaggi che sono usciti sono proprio Broly e uno è Goku. Va bene. Chissà chi avrò trovato, io non vi dico niente adesso perché come detto i video già li ho registrati, tra l'altro devo pure fare attenzione a non farvi vedere dopo i personaggi, perché sennò poi dopo lo scoprite prima che esce, va bene, quindi farò attenzione, ma vabbè, non ve lo mostro sicuramente, poi posso pure tagliare, quindi se il problema non si pone. Vabbè, quindi nel frattempo che parliamo e finiamo di aprire questi ticket, nel frattempo che arrivano queste LR inutili, però va bene così. Vi dico che ieri, perché in questo momento è il 28 oggi, no? Sì, è assolutamente il 28. Anche per voi, visto che questo video verrà caricato lo stesso giorno in cui lo sto registrando, capita solo con Dokkan sta cosa, tra l'altro. Però va bene. Ieri, che era il 27, ho trovato Moltres Shiny su Pokémon Air Gold. Ma vi interessa? A me sicuramente. E vabbè... Ah, volete sapere pure quanti reset ho fatto? Non c'è problema. Eh sì, la mia fortuna... No, non è vero, non sono stato fortunato in questo caso. La probabilità è di 1 su 8192. Io l'ho trovato dopo 15.687 reset. Come lo faccio a ricordarmi? Boh, me lo ricordo, l'ho fatti ieri, quindi alla fine... Va bene così. Bene, detto questo lo volevo dire, in realtà lo volevo dire già nei due video che ho registrato, però ho detto no, me lo conservo per dirlo nel video che deve uscire oggi e infatti me lo so conservato apposta, solo per dirlo qua. Perché? Non lo so, però volevo raccontarvi questo. Beh, sono contento di aver trovato anche Moltres Shiny dopo aver trovato Articuno e Zapdos. Bene, quindi va bene così. Abbiamo quasi finito ormai, anche se dobbiamo farci altri due multi. Devo vedere in realtà, non mi ricordo se stamattina ho già preso i ticket sempre per queste batch qua o no. Quindi forse un ticket ancora da prendere ce l'ho e potremmo farci queste tre invece di rimanere con sei ticket. E va bene, poi per fastidio, ecco, più che altro. Però va bene così, dai. Alla fine... non è assolutamente un problema rimanere con 6. Poi due in più ce le facciamo sicuro. Alla fine la carta migliore stava all'ultimo anche qua. Ed è anche l'unico che non ho. Credo. Allora fatemi controllare. No, questo ce l'ho. Gotenks, t'a posto, ce l'ho. Questo sicuramente ce l'ho. Questo no. Ecco, vedi, Broly è nuovo, incredibile. Però quel Broly è vecchissimo. Vabbè, tra l'altro Broly, ne ho trovati due o sbaglio? Eh sì, non in questa, però anche prima ho trovato un Broly. Vabbè, incredibile, non, facciamo finta che non è successo. Comunque, quel Freezer Rind tra l'altro è quello che è uscito all'anniversario. Bello, perché era forte, quindi va bene. Allora, quindi come detto, ma questa che roba è? Boh, una... Forse ne ho 7, quindi sicuramente si farmano, perché se non li ho comprati assolutamente, non ho speso mezzo centesimo, ok, però va bene così. Quindi detto questo, facciamoci queste due, dopo controllo se riesco a prendere quest'altro ticket per fare la terza, se no non fa niente, non possiamo, però va bene, facciamo queste due giusto perché ci togliamo i ticket di mezzo, ce li ho, quindi va benissimo farlo. Però vabbè, sono 7 ticket, abbiamo trovato tutti questi personaggi adesso, quindi Dokkan, dopo aver registrato che effettivamente ho trovato 40 SSR nel totale, con 3 LR in tutto tra l'altro. Adesso non mi fa trovare assolutamente niente, perché non è possibile, però va bene così, alla fine quelle due batch sono state fatte apposta. Oh, e invece LR, incredibile, Majin Buu con Mr. Satan o Arida, va bene, e vabbè, cioè il gioco, non lo so, che cos'altro vuoi farmi, mancavano Zeno, Wiz Animation, tutto, mi è uscito, Majin Buu e Mr. Satan.
Warida e Kamehameha Lunga ed esce Gotenks Dokkan Fest. C'è un LR qua dentro, no? Cioè, sono tre animazioni. 50% LR con Majin Buu e Mr. Satan. Ho Warida, quindi banner. Kamehameha Lunga 50% LR. È uscito Gotenks Int. Ok. Va bene. Niente, purtroppo non avevo il ticket giornaliero da recuperare. Le missioni non le avevo fatte, però semplicemente non ci sta, quindi purtroppo è andata così, dobbiamo rimanere con 6. Direi che non mi muovo da qua, così non vi mostro tutte le carte che sono state trovate nei video che poi vedrete uno domani e uno dopo domani. Quindi sì, vi garantisco che sono due, però se vi dico questo vuol dire che nel primo non ho trovato niente. No, in realtà no, perché potrei aver trovato nel primo una carta e nel secondo l'altra. Sì, potrebbe essere successo questo. O magari è veramente successo questo. Va bene. Quindi ci salutiamo con uno dei miei personaggi preferiti di Dragon Ball in toto e soprattutto con una delle carte che mi piacciono di più, perché questa cosa è bellissima. Majin Vegeta in questa posa con lui dietro. Non lo so perché mi piace così tanto, però mi piace. Va bene, detto questo, ragazzi, io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. Se volete, in descrizione c'è il link per il mio Instagram per seguirmi. E noi ci sentiamo al prossimo video.